Incentivare la pratica sportiva attraverso un approccio educativo e innovativo, mirando a promuovere l'inclusione e l'equità di genere. Questo è il cuore di Sport in Rete, il nuovo progetto nato dalla collaborazione tra Unione Sportiva Agri, Centro Sportivo Italiano e PGS, finanziato da Sport e Salute Spa, che coinvolgerà da ottobre 2024 a giugno 2025 almeno 60 SD e 900 ragazzi e ragazze tra i 10 e i 14 anni. Le attività si svolgeranno in 23 città italiane, distribuite su 16 regioni, e prevederanno inoltre 43.000 ore di pratica sportiva erogata. Saranno 90 le squadre partecipanti ai tornei locali, con l'assegnazione di incentivi e buoni per l'acquisto di attrezzature sportive per i gruppi aderenti. Tra le discipline sportive previste abbiamo il badminton, pallavolo, il beach volley, tennis, tennis tavolo, soft tennis e pickleball. Gli obiettivi chiave del progetto sono favorire la partecipazione sportiva giovanile, prevenire il fenomeno dell'abbandono sportivo, sviluppare e diffondere un modello di attività sportiva basato sulle capacità individuali e non sul genere, supportare le associazioni e le società sportive nel consolidare le loro attività, rendendole più accessibili e inclusive. Queste attività saranno realizzate dalle associazioni sportive dilettantistiche, dagli operatori e parrocchie aderenti, in collaborazione con scuole, servizi sociali e altri attori territoriali, che avranno il compito di individuare i destinatari del progetto e mettere a disposizione gli spazi necessari per lo svolgimento delle attività. E tutto questo confluirà nella realizzazione di un evento di fine progetto per raccogliere i risultati di 8 mesi di lavoro.